E arriviamo così agli anni 50. Gli anni 50 vedono la terza rivoluzione industriale. Terza rivoluzione industriale, vai via tu, eccolo qua, che come tante rivoluzioni industriali, come tante, diciamo, scoperte, è figlia della guerra. L'uomo, quando è in guerra, mette, diciamo, il massimo impegno e quindi anche il massimo impegno nella tecnologia. Ed ecco quindi che abbiamo l'enorme sviluppo dei radar utilizzati in guerra durante la seconda guerra mondiale, e quindi poi a maggior ragione, prima i radar navali, poi i radar per i bombardamenti. Ovviamente erano, diciamo, degli strumenti molto approssimativi, ma con il tempo, insomma, divennero sempre più sviluppati. Oggi sapete benissimo l'importanza dei radar, navigazione aerea, ad esempio, e tanto altro. Altre, diciamo, scoperte di questa rivoluzione atomica, sì, rivoluzione atomica, rivoluzione industriale, ovviamente lo sviluppo dei televisori. Sì, è vero, negli Stati Uniti e in Germania, anche prima della Seconda Guerra Mondiale, perfino in Italia qualche esperimento c'era stato, ma ovviamente non era diffuso come appunto avvenne in seguito. Proprio perché gli schermi televisivi divennero sempre più importanti, pensate anche appunto allo schermo di un radar. E quindi questo diede maggiore sviluppo alle trasmissioni tramite radio, no? Onde radio. E poi si sviluppa anche il computer. Ovviamente non è il personal computer che noi intendiamo, erano dei computer giganteschi, grandi quanto una stanza, e che avevano una potenza di calcolo praticamente inferiore a quello del mio vecchissimo telefonino, per capirci. Ok, però non funzionavano tramite microchip, ma tramite valvole, termovalvole, valvole elettriche. Adesso non so spiegare bene questa cosa, non è il mio campo. Comunque erano giganteschi e ecco, avevano queste difficoltà e, se non sbaglio, lavoravano tramite schede perforate, cose di questo genere. E poi abbiamo già l'aereo a reazione. Primo aereo a reazione usato in campo militare fu appunto questo aereo tedesco. Già gli inglesi avevano qualcosina, però in ogni caso lo sviluppo dell'aereo a reazione avvenne proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, in seguito all'impulso dato dalla guerra stessa. Stesso discorso ovviamente per la missilistica. Ricorderete, spero, le V2 lanciate dai tedeschi per colpire l'Inghilterra e poi anche la Francia, diciamo così, verso la fine della guerra, ecco qua una V2, e i tecnici e gli scienziati tedeschi che diedero vita a questi primi missili balistici vuol dire che hanno una traiettoria, cioè una parabola, ok? Furono reimpiegati dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica per dar vita appunto al programma spaziale e al programma missilistico militare delle due superpotenze. Quindi anche questo è uno sviluppo, capite bene che senza queste cose non avremmo il telefono, non avremmo cellulari, non avremmo internet, eccetera, eccetera. E poi ovviamente l'arma atomica, adesso vi faccio vedere l'arma atomica, usata su Hiroshima e Nagasaki dopo gli esperimenti fatti nel deserto americano, bene, l'arma atomica portò con sé ovviamente anche lo sviluppo dell'energia atomica, utilizzata soprattutto dalle grandi nazioni. Pensate che l'Italia negli anni 50 era uno dei più grandi produttori di energia nucleare al mondo. Ok? Poi c'è stato, vabbè, lasciamo perdere un altro discorso. Comunque, energia nucleare, anche questa è importantissima per lo sviluppo tecnologico-scientifico dovuto appunto alla Seconda Guerra Mondiale. Questa era appunto la terza rivoluzione industriale. La prima era quella del carbone e dell'acciaio, la seconda quella del petrolio e dell'energia elettrica, la terza possiamo dire quella dell'elettronica e dell'energia atomica. E poi abbiamo il boom economico. Praticamente nel giro di 10 anni circa, okay, il mondo, ma anche l'Italia, recupera le capacità produttive economiche di prima della Seconda Guerra Mondiale. Gli sviluppi della tecnologia migliorano le prestazioni di questi ritrovati tecnologici, e
E quindi l'economia accelera, 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 e finalmente si ha un, come si può dire, un boom economico, appunto, anche in Italia nella seconda metà degli anni 50, dal 55 circa agli anni, al 60. E anche in Italia quindi compaiono, incredibile, i supermercati che negli Stati Uniti c'erano già negli anni 30, circa 20 anni prima. Okay? E anche in Italia arriva il supermercato. Prima c'erano i negozietti dell'angolo all'angolo del paese praticamente, e in Italia arrivano i frigoriferi. Okay? Questo è il tipo di frigorifero che c'è ancora in montagna a casa dei miei, e ancora oggi funziona. Funziona da circa 70 anni. Okay? Pensate come le cose le facevano bene una volta. E niente, i primi frigoriferi, mio nonno paterno, so per certo che è andato avanti per decenni, anche dopo la seconda guerra mondiale, ad avere una ghiacciaia, cioè una nicchia nel muro foderata di materiale isolante, con uno sportello isolante per mettere il ghiaccio che veniva comprato in strada da venditori ambulanti, e per mettere dentro quelle due cosette che potevano conservarsi per 1 o 2 giorni, non di più, erano scomparti molto piccoli. Ecco, dalla ghiacciaia si è passati al frigorifero. E poi la motorizzazione di massa. Gli italiani prima viaggiavano solo in treno o in bicicletta per gli spazi più brevi. La massa delle persone ha iniziato a permettersi di comprare il motociclo. Quello più diffuso all'epoca era la Vespa o le sue imitazioni, Vespa della Piaggio, che abbiamo fatto in prima media, la Piaggio. Ecco qua, i Vesponi, appunto, seconda metà del Novecento, scusate, seconda metà degli anni 50, e gli italiani cominciarono ad andare anche in vacanza, perché avevano la Vespona per caricare la fidanzata, ad esempio, e andare al mare, alla spiaggia lì vicino. E poi anche la motorizzazione di massa raggiunge anche le automobili, la 600 della Fiat e poi la 500, la mitica 500, quella ovviamente degli anni 50, non quella di oggi, ricostruita, tutt'altro tipo di tecnologia. Okay? Queste furono le prime macchinine, come vedete, a due porte. E con queste macchinine gli italiani cominciarono a viaggiare e a consumare benzina. E poi la emigrazione. Tantissimi italiani dal sud, okay, vanno in cerca di lavoro al nord, perché il nord è praticamente privilegiato, si sviluppa maggiormente per le grandi industrie. Pensiamo soltanto alla Fiat o alla Pirelli, l'Alfa Romeo, okay, e varie altre industrie. E quindi moltissimi dal sud vanno a nord oppure all'estero, come sapete bene, in Francia, in Germania, Belgio, a lavorare il carbone, a estrarre il carbone, o anche Australia, Brasile, Stati Uniti, ovviamente. Nel mondo, oltre al boom economico che c'è in Italia, ma un po' in tutto il mondo, abbiamo appunto la creazione dell'ONU. L'ONU, in realtà, le Nazioni Unite, Organizzazione Nazioni Unite, era stata creata ancora durante la Seconda Guerra Mondiale, e riuniva gli alleati contro la Germania e il Giappone. Finita la guerra, anche la Germania entra nelle Nazioni Unite, la nuova Germania democratica, anche l'Italia, la nuova Italia democratica, anche il Giappone, il nuovo Giappone democratico, entrano nelle Nazioni Unite, che oggi comprende praticamente quasi tutti gli stati del mondo. Eccola qua, ONU. Come funziona l'ONU? Molto brevemente, a parte vari organismi, uffici, eccetera, eccetera, diciamo che l'ONU ha come primo compito il controllare cioè il proteggere la pace e le buone relazioni tra gli stati. Okay? E infatti ogni tanto ci sono anche interventi militari dell'ONU, cioè l'ONU, vi ricordate il Bangladesh che fornisce soldati all'ONU? Ecco. L'ONU chiede dei soldati alle varie nazioni membri dell'organizzazione per andare a dividere dei contendenti, impedire che si ammazzino di nuovo, come succede in Bosnia, ad esempio, o in Kosovo, okay? In Somalia, Mozambico, insomma, un po' dappertutto nel mondo dove ci sono difficoltà, l'ONU cerca di intervenire e di mettersi in mezzo. L'ONU praticamente vede l'assemblea di tutti i paesi che vi partecipano, che fanno parte, e i quali ovviamente votano a favore o contro determinate situazioni, tipo vogliamo, accettiamo, che so io, che il Saddam Hussein abbia conquistato il Kuwait, ovviamente le Nazioni Unite votano, dicono no, non lo vogliamo, eccetera, eccetera. Però, siccome sono tante le nazioni, non possono tutti quanti, viene fuori un gran caos, allora
vi è un consiglio, il cosiddetto, quello che importa di più, insomma, quello che è più importante è il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Okay? Il Consiglio di sicurezza è quello che decide praticamente se gli interventi militari, che condanna ad esempio il comportamento di certe nazioni, che impone le sanzioni internazionali, il blocco del commercio. Il Consiglio di sicurezza, il Consiglio di sicurezza dell'ONU è composto da 20 membri, che sono 15 di questi sono a turno, a rotazione, ok? Continuano a girare, sono sempre tutti gli stati del mondo ruotano entro questo Consiglio di sicurezza. Ma ce ne sono 5 che sono membri permanenti, cioè che non ruotano e sono sempre lì presenti. E sono, indovinate un po', ovviamente gli Stati Uniti, la Russia in sostituzione dell'Unione Sovietica, ok? La Russia sostituisce oggi l'Unione Sovietica, ovviamente il Regno Unito, la Francia e, dai che lo indovinate, ovviamente la Cina. Perché questi 5 stati sono sempre presenti nel Consiglio di sicurezza? Non solo, hanno anche il cosiddetto diritto di veto, cioè di blocco. Cioè, se le Nazioni Unite decidono di intervenire, che so io, in Afghanistan, se uno di questi 5 dice no, non si può andare, bene, l'ONU non può fare quello che decide, perché appunto uno di questi 5 può bloccare le decisioni degli altri. Una volta sono gli Stati Uniti, una volta l'Unione Sovietica. Ad esempio, quando l'Unione Sovietica invase l'Afghanistan, le Nazioni Unite dovettero, cioè vollero condannare questa invasione. Ma ovviamente l'Unione Sovietica pose il veto e quindi questa condanna non ci fu da parte delle Nazioni Unite e altre vicende di questo genere. In ogni caso, perché proprio questi 5, solo questi 5? Bravi, l'avete indovinato, sono le 5 potenze che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e quindi da 70 anni praticamente dominano la politica mondiale, ok? Proprio per le loro... per la loro vittoria. Infatti oggi, non solo oggi, saranno almeno 20 anni che se ne parla, si dovrebbe riformare questo, diciamo, comitato e allargarlo ad altre nazioni, diciamo, che hanno più peso, diciamo, hanno assunto maggiore peso. Si pensa all'India, Sudafrica, il Brasile, ma anche Germania, Giappone e Italia. Okay, che ovviamente erano state escluse perché sconfitte nella Seconda Guerra Mondiale. E quindi si dice: ma perché questi no? Ovviamente, considera la Germania, ad esempio, è la potenza economica numero 4 a livello mondiale, il Giappone è la potenza economica numero 3. Perché tenere fuori queste nazioni? E poi hanno anche un peso politico importantissimo. Ovviamente non si può fare riforma finché questi 5 non sono d'accordo. Saranno mai d'accordo per, come si può dire, dividere la loro fetta di potere con altre nazioni? No, io ho i miei fieri dubbi. Allora, prossimo argomento sarà l'equilibrio del terrore.